canzone In Contrari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo nella settimana santa di Sanremo, del festival della canzone italiana. Com'è stare in questa settimana qui a Sanremo? Allora, io da tanti anni che vengo a Sanremo, quindi non è la prima volta, so già tutta l'atmosfera, tutta la confusione, però proprio questa settimana proprio mi fa vivere, proprio, quelle vibes proprio positive, mi piace un sacco, poi appunto le interviste, ecco, relazionale. Ti senti a tuo agio? Sì, sì. Quindi diciamo forse è meglio così che sei venuta in questa settimana. Esatto. Allora, parliamo appunto di Forse è meglio così, il tuo brano, raccontaci un po' com'è nato. Allora, Forse è meglio così parla di, del periodo adolescenziale in cui si hanno quelle relazioni, perché io ho 16 anni e cerco sempre di portare contenuti che possano rispecchiare i giovani che mi ascoltano. E quindi, appunto, Forse è meglio così parla di una ragazza che si riferisce al suo ex e gli parla di tutti i momenti, di quanto lui mancasse a lei. Soltanto che si rende conto anche del fatto che lui l'ha fatta stare veramente male per dei suoi comportamenti e quindi, cioè, stando insieme si facevano delle ferite a vicenda. Quindi a quel punto dici, è giusto continuare oppure no? E forse è stato meglio così, è stato meglio chiudere. Magari doveva andare così, nonostante tutti i ricordi, tutte le cose, perché nonostante tutto, se una cosa non va, non bisogna forzare. No, esatto, perché magari si può fare più danno che appunto bene. Sei giovanissima, quindi qual è il tuo rapporto con i social? Allora, io ci avevo fatto anche una canzone riguardo i social un po' di tempo fa. E allora, io ovviamente devo usare i social, cioè nel 2024 i social sono tutto, sono la base per anche farsi conoscere, quindi ovviamente io ho tutte le mie piattaforme per le canzoni, bisogna pubblicizzarle perché se no come facciamo qua? E comunque io ci ho fatto anche una canzone riguardo sempre i giovani, sull'uso dei social, in cui si perde proprio la prospettiva del mondo reale e ci chiudiamo. Quindi ecco, però purtroppo, o purtroppo per fortuna, i social ci sono e sono molto utili, hanno anche degli aspetti negativi ovviamente, come tutte le cose. Vanno usati con intelligenza. Esatto. Perfetto. Allora cara, sei giovanissima, hai avuto già l'opportunità di aprire concerti come quello di Biancazzei e di Meneguzzi. Che esperienza è stata e con chi ti piacerebbe collaborare in futuro? Tanti cantanti, mi piacerebbe collaborare, Angelina mi piace un sacco, Angelina Mango. Quindi ti filei a Sanremo? Ok. Dai. sì, comunque anche Annalisa mi piace un sacco, Lanza anche che stava anche a Piazza Colombo ieri. Benissimo. Progetti futuri? Ah, progetti futuri, continuare a pubblicare canzoni, poi quest'estate ho un tour in programma, non faccio, non dico cose, perché si stanno pensando, facciamo un po'. Top e niente, comunque continuare nel mondo dello spettacolo come papà, sono tutte esperienze che mi fanno crescere, sono contenta di essere qui a Sanremo, spero di ritornarci e ringrazio tutti coloro che mi ascoltano. Grazie mille per essere stata con noi, un fortissimo in bocca al lupo. Ciao Ari. Ciao.